Poi, cos'è l'improvvisazione? Quest'arte è forse l'arte la più difficile della composizione, perché l'improvvisazione è la composizione in tempo reale. Noi, compositori, sono compositore, abbiamo tempo. Abbiamo tempo di pensare, di combinare, di cambiare, di fare tante cose. Loro no. Vi do un piccolo esempio. Ad esempio, voglio ora comporre qualcosa di sconosciuto, di che nessuno ha trovato, perché ogni compositore vuole assolutamente portare qualcosa di nuovo, se no cosa vale? Allora proviamo. Dico qualcosa totalmente sconosciuto. Mettiamo che compongo al pianoforte, non è necessario, ma si può. Parto da un suono, ad esempio questo. Qual è il secondo? No, devo trovare un secondo se mi piace andare avanti. Manca il terzo. No, non mi piace. Andiamo avanti. Vincenzo, no. Quando un musicista improvvisa non ha tempo come io compositore, vedete, questa è la difficoltà. Poi, quando si improvvisa, si deve sempre trovare il linguaggio, la lingua in quale si improvvisa. Ad esempio, se abbiamo tutti una certa educazione musicale, sappiamo cosa è il maggiore e il minore. Posso improvvisare questa sconosciuta finora melodia in maggiore. In minore, qualcosa di molto triste. Posso fare la musica seriale? Eccetera, eccetera. Quindi, il linguaggio, il modo di improvvisare è cosa forse la più importante. E qui torno alla fine del mio inizio, che Vincenzo Silvestris ha scelto il nuovissimo corrente della musica classica, che è la musica che si basa sull'emozione, sul piacere del contatto diretto con quel che ascolta. Cos'è la musica? La musica è qualcosa che esiste fra me, quanto suono, e il pubblico che ascolta, nient'altro. Quindi, se io voglio parlare a voi con la musica, devo parlare, utilizzare la lingua che voi conoscete. A cosa serve se io faccio, non lo so cosa, parlo, io se mi vedo in polsco, mi dice che ti fai suonare su di me, ho parlato polacco, nessuno ha capito, perché? Perché non è la vostra lingua. Quindi se un musicista che oggi esce da un conservatorio, tutti parlano polacco,
nessuno capisce praticamente, vabbè, sto esagerando un po', ma i conservatori sono andati, cioè, il sistema educativo europeo è andato verso la direzione della scientificazione, cioè complichiamo le cose più di più, e più il pubblico si allontana di più, quindi l'iniziativa di un pianista con il suo bagaglio teorico, suo bagaglio, non so quanti diplomi ha, quanti metri, quanti chilogrammi ha già fatto, è qualcosa di fantastico, perché questo secondo me è la strada giusta.